continua il momento magico della Vissariano Accadia, che si aggiudica anche il derby contro il Grotta. Restituiti 4 gol subiti all'andata, anche se la squadra del Tricolle ha dovuto subire 2 reti su calcio di rigore che hanno reso meno rotondo il successo. Squadra coesa e determinata quella di Gerardo Del Vecchio, che ha strapazzato i cugini grottesi in un derby particolare caratterizzato da tante polemiche extracalcistiche. Le discussioni accese sono sorte intorno alla limitata capienza dello stadio Silvio Renzulli, praticamente disertato dai tifosi di fede giallorossa e limitato nella capienza per i sostenitori della squadra di casa. Molti tifosi sono stati costretti a seguire la partita alle spalle della porta posta di fronte alla curva. Nonostante questo, i tifosi di casa non hanno mai smesso di sostenere la formazione in maglia granata, accompagnandola ad un successo preziosissimo, maturato fin dalle prime battute di gara. Bastavano infatti solo 6 minuti ai calciatori arianesi per portarsi in vantaggio con la rete realizzata da Camarà. Partita subito in discesa dunque per gli uomini di Del Vecchio, che approcciavano meglio il match e riuscivano, dopo meno di un quarto d'ora, a indirizzarlo decisamente verso l'esito finale. Era Capodilupo al 13° a siglare la rete del 2-0 e a far comprendere che per il Grotta non sarebbe stata affatto una domenica semplice. La squadra di casa riusciva a gestire il resto del primo tempo, andando negli spogliatoi con il doppio vantaggio in tasca. Nella ripresa ci si aspettava la reazione veemente degli ospiti, che però erano costretti ad accontentarsi di qualche giocata che non riusciva a trovare la realizzazione sperata. Era invece la Vissariano Accadia ad andare sul 3-0 al 15°, quando Sorrentino riusciva a finalizzare nel migliore dei modi, una ripartenza perfettamente orchestrata dagli uomini di Del Vecchio, insaccando con una prodezza dalla distanza. A questo punto la gara sembrava definitivamente segnata, ma tra il 20° ed il 23° il Grotta rientrava in partita grazie alla concessione di 2 calci di rigore. Il primo veniva realizzato da Cataruzzolo, che si ripeteva 7 minuti dopo realizzando il secondo penalty in meno di 10 minuti. Con il Grotta rientrato prepotentemente in partita, la gara si accendeva inevitabilmente, ma i padroni di casa riuscivano a gestirla nel migliore dei modi e si riportavano sul +2, grazie al gol realizzato al 38° da Grasso, per la seconda volta a segno in una settimana, dopo la rete che aveva consegnato i 3 punti a Battipaglia. Era il gol che chiudeva definitivamente la gara, con l'Ariano che grazie al 4-2 nel derby conquista un posto al sole nella classifica dell'eccellenza Girone B, portandosi al 4° posto in condominio con il Costa d'Amalfi. Scende vistosamente invece il Grotta, che si trova ora al 9° posto, superato anche da...